La Dance of Theory Academy è stata una delle prime associazioni in Sardegna ad aver abbracciato il progetto di sviluppo della danza sportiva paralimpica. Attraverso la FIZ in ambito nazionale e la World Para Dance Sport in ambito internazionale, tanti sono gli sviluppi e gli sbocchi a livello sportivo per gli atleti disabili. Danza in carrozzina elettronica, disabilità intellettiva e relazionale, disabilità visiva, uditiva, fisica e motoria. Lo sport, riconosciuto universalmente come elemento essenziale nello sviluppo dell'individuo, rappresenta un fattore ancora più importante nell'ottica della disabilità, nonché un requisito fondamentale per creare un giusto equilibrio tra mente e corpo. Un elemento a forte valenza sociale che all'interno della federazione assume connotazioni terapeutiche, comunicazionali, di espressione del corpo e della volontà umana, in un mix di sensazioni ed emozioni in grado di abbattere qualsiasi barriera. Ed è con grande emozione, con grande orgoglio, che stasera vi presento l'atleta paralimpica Roberta Pinna, accompagnata dalla sua fantastica sorella Eleonora, e danzeranno per noi un brano che hanno già portato in gara, pensate, un Latino Show in un mix di musiche di Michael Jackson intitolato Black or White. Per voi Roberta ed Eleonora Pinna. Di Roberta ed Eleonora, e il vostro percorso sportivo è appena iniziato e spero che continui il prossimo anno con i campionati del mondo. Grazie.